Buon Vietnam, San Peter, finita 3-1, bella bella partita, mi è piaciuta, devo dire la verità, mi è piaciuto Antonio Conte molto 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 molto. Vediamo un po' cosa è andato, cosa non è andato. La fase difensiva ottima, un muro, abbiamo davanti con Godin, De Vrij e Skriniar un muro, Handanovic, Sant'Handanovic. Diciamo che ho sentito qualche critica su Skriniar che non imposta, ma ripeto, Skriniar è un marcatore, non gli si può chiedere di fare il Bonucci della situazione. Come abbiamo visto, Godin si sta inserendo molto bene nella mentalità di Antonio Conte, perché porta molto avanti palla, va avanti, fa traversoni. Mi sta piacendo molto, mi sa che mi dovrò ricredere su questa difesa 3. Io la difesa 3 all'Inter non ce la vedevo bene, devo essere sincero, proprio zero. Avevo in mente figure, eccetera, eccetera. Le squadre con cui abbiamo giocato, su, ripeto, fino ad oggi sono state squadre materasso da metà classifica in giù. Come ho detto dai primi video, secondo me la Sampdoria è una delle peggiori difese della Serie A. Abbiamo visto Audero le papere che ha fatto anche contro di noi. Bisogna dirlo, la Sampdoria era trascinata da Quagliarella, Quagliarella inizia a sentire il peso degli anni e non lo so se riuscirà a salvarsi quest'anno perché non la vedo benissimo. Cosa c'è da dire? Candreva ha fatto la sua onesta partita, Brozovic, Sensi, meraviglioso Sensi, meraviglioso questo giocatore. Esordio per Alex Sanchez e il Niño Maravilla, diciamo con una doppietta, ma in realtà ha fatto un gol perché a tiro di Sensi, diciamo che non si è capito bene se l'ha deviata o no. Gol sull'1-0, secondo gol, tiro deviato, si tap-in di Alex Sanchez, Audero non può nulla. Terzo gol di Gagliardini, sempre su un tiro, respinta di Audero sui piedi di Gagliardini, che Gagliardini insacca il 3-1. Janko fa un gol molto strano contro di noi, perché riesce a girarsi in aria. Diciamo che le marcature non erano così strette, Janko ha avuto il tempo di girarsi, sinistro diagonale, inaspettato anche per Handanovic, non si pensava che avrebbe calciato da lì. E segna il 3-1. Alexis Sanchez espulso per doppia ammonizione, una simulazione che effettivamente c'era, giusta l'ammonizione precedente. Diciamo che Alexis Sanchez la coppia d'attacco non l'ho vista benissimo. Lautaro si è magnato un gol, un diagonale un po' che ha chiuso troppo il piede, è uscita. Alexis Sanchez ovviamente la sua prima gara dal primo minuto, comunque sia, ha esordito diciamo con quasi due gol, un gol e mezzo. Niente di eccezionale, non ho visto l'Alexis Sanchez dell'Arsenal o del Barcellona, però come inizio ci sta, può essere una freccia in più nell'arco di Antonio Conte. Ho visto ovviamente strabene Sensi, è entrato anche Barella. Abbiamo fatto la partita in 10, abbiamo sofferto comunque, perché abbiamo molto sofferto, ma mi piace questa capacità dell'Inter di soffrire e riuscire a portare a casa il risultato, perché sul 2-1 non era così scontato che la partita finisse a favore nostro. Abbiamo giocato molto molto bene, spazi stretti, difesa perfetta, centrocampo comunque sia, qualche spizzico di Brozovic si è visto, che comunque copre, c'ha l'occhio. Asamoah sulla sinistra mi sta convincendo, mi sta piacendo. Candreva sembra un giocatore ritrovato, ripeto, a Camp Nou e settimana prossima contro, bisogna vedere come andrà. Ho un po' di paura sul campo europeo perché Antonio Conte, come ho già detto, in Europa non ha combinato mai molto. Pronto a ricredermi anche sulla Champions, al Camp Nou, speriamo di non fare figuracce. Una bella Inter, 3-1, mi è piaciuto il carattere, la grinta. A sprazzi anche il gioco, c'è stato anche, ho visto bei inserimenti, Candreva copriva se Godin saliva, Sensi ovviamente sta sorprendendo tutti. Un fenomeno, quel ragazzo lì è un fenomeno. 1,70 m di potenza fisica. Sembra un ossimoro, invece, un paradosso. Invece, potenza fisica perché ha proprio quell'esplosività del centrocampista che si inserisce, porta palla, passaggi, tiri da fuori. Mi sta piacendo la Sampdoria, negativa, negativa. La difesa non c'è, il portiere trasmette insicurezza alla difesa. Lì davanti, Quagliarella ha 36 anni, non può comunque fare sempre tutto lui, risolvere le partite, fare gli Eurogol sempre, ogni domenica. Ovviamente è partito un po' in sordina quest'anno, spero per Quagliarella che si riprende e faccia il suo onesto campionato con i suoi gol e la Sampdoria si possa salvare, ma la vedo dura, la vedo grigia.
Forza Inter e pronti a richiedersi su Antonio Conte. Commentate e ditemi la vostra. Ciao.